Fano, capitale dell'olio, e per tutto un weekend. Sta infatti per tornare il gran galà dell'olio denominato l'Oro d'Italia e del Mediterraneo, niente meno che uno tra i più importanti eventi nazionali del settore. La manifestazione nasce dalla sinergia tra Olea e il comune di Fano, con il contributo del Consiglio regionale delle Marche e con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione e della provincia di Pesaro Urbino. Il taglio del nastro è in programma per sabato 21 maggio nella Pinacoteca San Domenico. Inizieremo sabato 21 dalle ore 16 con la cerimonia di premiazione dei vincitori dell'Oro d'Italia, 13ª edizione, e dell'Oro del Mediterraneo, 11ª edizione. Quindi sarà un momento di incontro di tutti i migliori produttori d'Italia e non solo, e soprattutto sarà anche il momento per la consegna simbolica della bottiglia dell'olio della solidarietà, che storicamente noi assegnavamo alla mensa Padre Pio di Fano, ma che grazie all'incremento degli oli presentati ai concorsi, da quest'anno possiamo estendere anche alla Lega del Filo d'Oro. Dopodiché, naturalmente, faremo la consegna dell'olio ambasciatore. Sarà una giornata di incontro tra il pubblico e i produttori. Verranno da tutta Italia, sono produttori che vengono soprattutto dalla Puglia, che è la regione più rappresentativa, che produce più olio, il 70% dell'olio italiano viene dalla Puglia, quindi è più rappresentata. Poi ci saranno produttori oltre i nostri del territorio, che ringrazio anche la Reale DOP Cartoceto per l'opportunità che ci hanno dato e che daremo noi a loro, altri produttori della Campania, dalla Sardegna, dal Molise, e avremo una delegazione di produttori croati, verrà un gruppo dalla Croazia, che sono tutti i produttori che verranno a ritirare i loro premi, sono una delegazione di 30 o 40 produttori. Non solo premiazioni però. Da quest'anno c'è infatti una grande novità, una vera e propria mostra mercato, un salotto dell'olio che non poteva che svolgersi nel cosiddetto salotto buono di Fano, il Pincio. L'appuntamento è per domenica 22 maggio dalle ore 10. Sì, arriviamo anche a valorizzare, diciamo così, all'aperto, open air o en plein air, come abbiamo detto a Fano in questi anni, la nostra enogastronomia, un mercatino molto interessante che faremo al Pincio, quindi la possibilità di vivere bene anche il nostro centro storico, che come sempre è bellissimo e si presta anche per valorizzare i prodotti enogastronomici. Ci abbiamo provato, sono alcuni anni che volevamo fare, realizzare al centro di Fano questa rassegna, diciamo, fieristica se vogliamo, che l'abbiamo denominata Expo Olea, che richiama Olea, quindi l'esposizione di olio con i produttori che abbiamo invitato solo su invito da parte nostra per quest'anno. Un evento in grande stile dunque e con un unico comune denominatore, la qualità. Esattamente sì, e la qualità è in continuo incremento, tanto che questa è la seconda annata in cui in pratica non abbiamo avuto presentati al concorso oli difettati. E non solo, è aumentato il numero degli oli premiati con le nostre 5 gocce, il che significa che questi oli hanno avuto un punteggio superiore ai 90 centesimi, il che li colloca nell'eccellenza assoluta della qualità. Sarà un'occasione per i visitatori, per il pubblico dei consumatori, di approcciarsi, avvicinarsi a questo mondo ancora per molti sconosciuto, dove potranno apprezzare veramente le cose più straordinarie. Non parliamo di oli commerciali, a noi in questo caso non interessa, poi il supermercato è tutta un'altra storia. E intanto i nostri produttori di olio ogni anno migliorano il prodotto, fanno a ricerca anche attraverso l'Assam, l'azienda speciale della Regione Marche, che tra l'altro proprio ieri ha visto una nuova legge di riforma della struttura, perché sempre di più vorremmo assistere i produttori, specialmente quelli di olio, per trasformare questo già straordinario prodotto in una eccellenza. Questo perché? Perché se riusciamo a fare un trasferimento di ricerca sul prodotto, migliorarne la qualità organolettica, l'olio può diventare uno di quei prodotti che arricchisce l'agricoltore e che fa sì che si possa vendere a un prezzo più alto. Quindi non entrare sul mercato generico, ma entrare sul mercato di nicchia. Ed è quello che si aspettano i nostri produttori di olio, che oltretutto saranno coinvolti anche nel progetto dei distretti del cibo, proprio perché nei percorsi anche degustativi dell'olio si possono creare movimenti di turismo rurale.